Ah, questa sarebbe stata una cosa molto logica da inserire al Senato, già che c'è stata la volontà di aggiungere questo passaggio. E chiedo al Governo se questo tipo di valutazione può essere fatta o meno. Grazie. Grazie a lei. Altri che intendono intervenire? No, mi pare neanche il governo. 1.12 Certini, identica all'1.55 Gianluca Pini. Parere contrario, relatore e governo, relatore di maggioranza e governo, favorevoli relatori di minoranza. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Non vedo mani alzate? Ricciatti. Ok, altri? La votazione è chiusa. Presenti 397, votanti 393, astenuti 4, maggioranza 197, favori 116, contrari 277, la Camera respinge. Ora siamo agli identici, 2.1 Piras, 2.2 Spadoni, 2.50 Gianluca Pini. Qualcuno chiede di intervenire? Onorevole Duranti, prego. Grazie Presidente. Sì, con questo emendamento chiediamo la soppressione della missione Resolute Support in Afghanistan, quella appunto che prevede la partecipazione di personale militare all'addestramento delle forze afghane. Noi chiediamo la soppressione di questo comma perché intanto è difficile, difficilissimo, anche durante le relazioni del Ministro della Difesa e del Ministro degli Esteri, comprendere fino in fondo che cosa sta accadendo in quel paese da quando è stata avviata a gennaio del 2015 questa nuova missione, ricordo, dopo la fine di ISAF. Crediamo che intanto i risultati siano appunto davanti agli occhi di tutti, quel paese è lontano da dall'essere pacificato e ci sono fenomeni di recrudescenza della violenza molto molto forti, ancora tante vittime. E poi c'è un elemento che vogliamo sottolineare, l'Afghanistan è uno dei 23 paesi nel mondo che utilizza, è brutto dirlo così, ma che utilizza i bambini soldato. Per cui noi chiediamo appunto di porre fine a questa missione che peraltro è costosissima, sono circa 180 milioni di euro che servono per un anno, che serviranno per un anno, e chiediamo di spostare una parte cospicua di quei fondi alla cooperazione internazionale. Anche, anzi direi soprattutto, visto che siamo lì per addestrare le forze di polizia e le forze militari dell'Afghanistan, in un paese appunto dove esiste in maniera importante e per noi inaccettabile il problema appunto dell'utilizzo dei bambini soldato. Grazie. Grazie a lei, onorevole Pini. Ha chiesto di intervenire? No. Allora siamo agli identici, 2.1 Piras, 2.2 Spadoni, 2.50 Gianluca Pini, parere contrario, quinta commissione, governo e relatore di maggioranza, parere favorevole, relatore di minoranza, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Capelli, Di Lello, Silvia Giordano. Chi altro non riesce a votare? Agostini. Fabbri. Altri? Onorevole Pannarale. Ok, la votazione è chiusa. Presenti 394, votanti 394.